Mimmo Turano, assieme a Marco Falcone, l'unico assessore a rimanere in carica anche con il governo Schifani, si cambia però delega, insomma questi un po' sono tra virgolette i problemi della politica, perché per 5 anni avevi operato alle attività produttive, poi arriva il nuovo governo, insomma bisogna trovare l'intesa e arriva un'altra delega, quando magari insomma il lavoro già era abbastanza avviato. Beh, io direi che non è proprio così. Io sono molto contento di aver cambiato delega, anzi io l'ho chiesta, perché non volevo dare l'impressione di avere incrostazioni o interessi mantenendo sempre la stessa delega. Avere lavorato per 5 anni nelle attività produttive mi ha permesso di realizzare gran parte delle cose che avevo promesso all'elettorato e di avviare tutto il resto. Ora ci sarà un nuovo assessore che sicuramente sarà più bravo di me. Quindi quando mi è stato detto cosa volevo fare, ho detto che se mi lasciavano l'attività produttiva avrei continuato, ma preferivo andare altrove. Beh, arriva dunque istruzione e formazione, è un argomento, insomma, un settore abbastanza vasto, importante per le famiglie, per i ragazzi, e adesso c'è stata proprio una polemica con il segretario regionale della CGIL Scuola Rizza per quanto riguarda l'autonomia scolastica differenziata. Ma come si fa a fare polemica con un governo che è al primo giorno di scuola? Onestamente, a me sembra che ci sono delle prese di posizione che vanno oltre gli interessi generali che un sindacato, un governo, un assessore o il presidente deve rappresentare. Io lavoro soltanto per questo. La nuova delega è molto importante perché gestisce interamente il Fondo Sociale Europeo e che sono ed è un'autorità di gestione, quindi io sono contento di aver ottenuto questa nuova delega che di fatto equivale ad una promozione, perché i fondi comunitari sono ripartiti in 3 diversi settori: il Fondo Sociale Europeo gestito dall'Assessorato all'Agricoltura, Fondo Sociale Europeo gestito dall'Assessorato alla Formazione e Pubblica Istruzione, il PSR gestito dall'Assessorato all'Agricoltura e il FERS gestito dalla Programmazione. Qua abbiamo una montagna di soldi, tantissimi soldi nel settennio che va dal 2021 al 2027. A gennaio partiranno già i nuovi bandi, ho studiato in questi giorni per non mi fare trovare non preparato. Parliamo di somme veramente importanti, 1.800.000.000 di euro per la formazione, la pubblica istruzione, il lavoro e la famiglia. Quindi ora dobbiamo avere l'obiettivo di spenderli tutti, di spenderli bene, di non restituire soldi, di cambiare le regole per formare per davvero e per, come dire, dare un'opportunità ai più deboli che non l'hanno, sapendo che alcuni meccanismi non funzionano completamente. Per esempio il reddito di cittadinanza. Quindi il mio primo obiettivo è provare a intercettare questo mondo del reddito di cittadinanza, sostenendo iniziative che possano formare e qualificare quel personale per avviarlo verso il mondo del lavoro. È un'opportunità che va data a tutti, ma la dobbiamo dare con intelligenza e soprattutto cercando di raggiungere gli obiettivi. Poi se gli obiettivi non vengono perché le persone non sono interessate a inserirsi di nuovo nel mondo del lavoro, è una scelta loro, ma noi ce la dobbiamo mettere tutta. Assessore, ci sono state ultime norme che parlano di perequare, per esempio nei servizi sociali, il sud al nord, perché c'è un gap non indifferente anche come investimenti pro capite. Ecco, nel mondo della scuola, della formazione, la Sicilia ti sembra parecchio indietro rispetto al resto d'Italia? Che quadro hai trovato o che stai trovando? Guarda, io questa domanda non vorrei rispondere, perché il mio obiettivo non è capire quanto siamo indietro, il mio obiettivo è capire come recuperiamo, se c'è da recuperare e come diventiamo competitivi e attrattivi. Ho cominciato a lavorare sull'ufficio speciale per l'edilizia scolastica, perché devo negoziare con il Ministero una serie di interventi per le 4.000 scuole siciliane. Ho chiesto agli uffici di fare una relazione dettagliata che divide le scuole per province e poi in relazione alle province capire quali sono gli interventi da fare sulla scuola dell'infanzia e sulle scuole di secondo grado.
Avendo le idee chiare su tutta la regione, io da presidente della provincia di Trapani diciamo che qualcosa ricordo, però siccome sono passati più di 10 anni bisogna rinfrescare non la memoria, studiare di più e provare a costruire un meccanismo che sull'edilizia scolastica possa dare risposte.